fate fare la fineria a Sandra, però bisogna dirlo. I dati sono a livello regionale sicuramente in una cornice di miglioramento. Ci sono delle situazioni puntuali ancora da attenzionare. L'inquinamento dell'aria è una realtà complessa che va indagata e anche in una cornice storica. Quindi abbiamo una situazione oramai nota a Capannori, nella piana lucchese, sul particolato fine, anche se in lieve miglioramento. Abbiamo un leggero rimbalzo negativo su due stazioni, anche sul particolato a Firenze, immaginiamo per i grandi lavori sui viali di questi ultimi due anni. E abbiamo una situazione, devo dire, migliorata sull'NO2 a livello generale, con un'unica ancora piccola criticità su Viale Gramsci a Firenze, e l'ozono che invece come inquinante migliora in tutta la regione. È un dato molto positivo perché l'ozono è un inquinante secondario che segnala al fotografo ciò che si è accumulato nella matrice aria nei mesi precedenti, perché di solito lo registriamo ovviamente nel periodo estivo, durante un irraggiamento solare consistente, forte. Quindi è una situazione, come dire, da leggere luci e ombre, però sicuramente in un trend generale di miglioramento. Un miglioramento. Si potesse far tranvia da tutte le parti. Quello che dobbiamo capire è che al 2030 con ogni probabilità le direttive europee ci obbligheranno a rispettare i limiti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e rispetto a questi limiti siamo ancora oggettivamente lontani. Quello che possiamo fare è dar seguito a tutte le misure possibili e immaginabili di mobilità sostenibile, quindi città 30, pedonalizzazioni, più ciclabilità, più sostenibilità, accessibilità anche delle funzioni urbane, perché non si pensa spesso al fatto che se una città è accessibile per tutti inibisce una mobilità, come dire, spesso insostenibile. Quindi bisogna agire su più fronti, anche il fronte del riscaldamento e quindi il fronte climatizzazione deve essere innovato. E mi verrebbe da dire che il tema vero è la rivoluzione elettrica, dovremmo andare velocemente tutti in una modalità sia di muoversi anche di riscaldarsi con pompe di calore e abbandonare le vecchie caldaie obsolete che veramente inquinano tanto ancora.